non è la ricerca del quorum perché il quorum non c'è, a differenza che nel Veneto. In Lombardia non è previsto il quorum, così come non è previsto per i referendum costituzionali confermativi, quello del 4 dicembre dell'anno scorso, quello del 2001 che ha approvato la riforma costituzionale a cui noi diamo attuazione con il referendum. È la prima volta che la riforma costituzionale del 2001, riforma del titolo V, voluta dal governo della sinistra, trova attuazione dopo 16 anni, no? Tempi italiani, ci sono anche tempi più rapidi. Su questo tema, cioè il rapporto tra il potere centrale e il potere delle regioni, c'è stato uno stallo che è durato 16 anni e che noi, io e Zaia, la Lombardia e il Veneto, meglio, non io e Zaia, perché ricordo che il referendum è stato deciso dal Consiglio regionale, non dalla Giunta. Dal Consiglio regionale, ok? Dal Consiglio regionale, con il voto anche dei 5 Stelle, senza il voto del Movimento 5 Stelle non avremmo potuto fare il referendum in Lombardia, perché lo statuto della Regione Lombardia e la legge regionale prevede una maggioranza qualificata, la maggioranza dei 2/3. Quindi il referendum si fa in Lombardia grazie al voto di tutta la maggioranza e anche dei 5 Stelle, e loro posero come condizione per votare a favore quello di fare, di usare il voto elettronico, di farlo col voto elettronico. Ho aderito ben volentieri perché è un'innovazione, la prima volta che si fa in Italia il voto elettronico in tutti i seggi della Lombardia, quindi anche da questo punto di vista investiamo sull'innovazione e sul futuro. Non c'è quorum, quindi non sono alla ricerca del quorum, sì, sono dei computer, dei mini computer che poi lasceremo in dotazione alle scuole, in uso gratuito alle scuole dove ci sono i seggi, che potranno usarli per collegarsi online col sistema wifi alle LIM, cioè le lavagne elettroniche che hanno. Quindi è una dotazione che lasciamo volentieri alle scuole, sono 24.000 computer gratuitamente, e mi pare quindi una cosa interessante anche da questo punto di vista. Non c'è... Un attimo, ancora non era inteso tanto quanto il 51%, ma l'affluenza e il peso politico dell'affluenza ai seggi. A lì stavo arrivando, non c'è quorum, quindi qualunque sia la percentuale di elettori che vanno, per me l'importante è che vinca il sì. Se vince il no, fine delle trasmissioni, non si parla più di autonomia. Se vince il sì, ovviamente, essendo un referendum consultivo, si dice non vale niente. Ricordo modestamente che il referendum sulla Brexit era un referendum consultivo e mi pare che qualche conseguenza ce la sta avendo, ok? Referendum è importante perché è il popolo che si esprime, articolo 1 della Costituzione italiana, la sovranità appartiene al popolo. È chiaro che non c'è quorum, vince il sì, noi andremo, noi, io e quelli che verranno con me, a trattare con il governo. È evidente, non mi nascondo, che proprio perché ha un valore politico il referendum, più gente andrà a votare per il sì e più potere negoziale io avrò. È ovvio, in ogni trattativa succede così. Non è che tu ti siedi e hai tutte le ragioni, chi sta di fronte a te ha tutti i torti, sono suddivisi, tu ti alzi poi alla fine della trattativa portando a casa un risultato migliore di quello del tuo, di chi ti sta di fronte, perché hai buoni argomenti, ma hai anche un peso, un potere contrattuale, perché rappresenti tanta gente, ok? Quindi l'auspicio che io faccio ovviamente è quello lì, premesso che non c'è il quorum. Sarebbe la cifra ottimale. No, non c'è, non faccio nessuna previsione, quindi sto a vedere e rispetterò ovviamente il volere del popolo sovrano, naturalmente. Io sono l'esecutore del referendum, non è il referendum di Roberto Maroni, non è neanche il referendum della Lega, è il referendum del Consiglio regionale della Lombardia, dei Lombardi, ripeto, votato anche dal Movimento 5 Stelle. Non è vero che Forza Italia non si è impegnata, Forza Italia si è impegnata tantissimo sul territorio, facendo in questi ultimi 2 mesi tantissime iniziative. Ieri sera ho partecipato a una di queste in un paese del lago sulla sponda di Lecco, c'era tantissima gente, organizzato da Forza Italia. L'altra sera era una cosa analoga organizzata a Sesto San Giovanni,
e quindi non ho assolutamente nulla da rimproverare ai miei alleati. Fratelli d'Italia in Lombardia votano sì, hanno dichiarato che votano sì in contrasto con quello che ha detto il segretario di Fratelli d'Italia a Roma, quindi sono assolutamente soddisfatto. Diciamo che il voto in Catalogna ci ha aiutato a comunicare, a far parlare del referendum, sono due cose totalmente diverse. Quello là è contro la Costituzione, questo qui è in attuazione della Costituzione italiana, sono due cose completamente diverse. Berlusconi, sono andato a trovarlo l'altro giorno, l'ho trovato in gran forma, devo dire, sia fisicamente che sono stato lì un'ora e un quarto, ha parlato per più di un'ora lui e io ogni tanto riuscivo a intromettermi, ma lo lasciavo parlare volentieri perché veramente l'ho trovato in gran forma. E mi ha detto che domani mattina c'è un'altra manifestazione di Forza Italia sul referendum, lui non potrà essere presente perché aveva già preso un altro impegno, manderà un video messaggio e poi mercoledì faremo questa cosa io e lui, me l'ha proposta lui proprio per dimostrare che lui non è lontano da questi temi. Cioè, quindi è una grande occasione per tutti i cittadini lombardi. Poi, come sempre succede purtroppo in Lombardia, noi ci dividiamo sempre anche sulle cose utili per tutti. Chiedere più autonomia e chiedere più risorse è ovvio che è una cosa utile per tutti, però anche qui c'è chi dice sì però ma è meglio che era meglio spendere i soldi così invece che cosa. Adesso il referendum c'è, possiamo discutere. Io sono perché il ricorso al popolo sovrano non è un costo, è la democrazia, ok? Si può discutere di tutto, però il referendum c'è e sarebbe un'occasione sprecata quella di dire non andate a votare perché tanto non serve. Non è vero che non serve, e poi io l'ho detto, non è il mio referendum, io sono disponibile quando faremo la trattativa a portare con me i rappresentanti dei sindaci. I sindaci del PD hanno fatto il comitato per il sì, benissimo, li invito a venire, li ho invitati a venire, non è una faccenda mia personale, si dice per la campagna elettorale delle regionali. Allora, se approvano la legge elettorale, probabilmente si voterà a marzo, aprile, cioè il referendum è il 22 ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, 6 mesi. Cioè, qualcuno può pensare che quello che accade il 22 di ottobre potremmo utilizzarlo in campagna elettorale dopo 6 mesi? Non funziona così, no? Sono due cose completamente diverse. Quindi sono tutte polemiche di chi non ha argomenti per contrastare il significato e il valore del referendum. Io sono ottimista, confido nella saggezza dei cittadini, anche quelli che hanno una fede politica diversa dalla mia, ben vengano, non c'è problema, e sono molto lieto che i sindaci del PD abbiano deciso di costituire i comitati per il sì. Detto questo sul referendum, che però non era il tema di oggi ma mi hai stuzzicato, volevo fare un plauso davvero agli organizzatori perché Italia, virgola, direzione nord mi sembra la sintesi perfetta, che non è Milano e poi non c'è nient'altro. Italia, direzione nord, collegare le due cose, nord, Italia, Milano, i tre temi è fondamentale oggi, perché da una parte riconosce l'eccellenza di la nuova stagione che Milano sta vivendo, è così, oggettivamente così. Se poi, come tutti ci auguriamo, il 20 di novembre la Commissione dovesse decidere di assegnare a Milano l'EMA, avremmo fatto bingo e diventeremo davvero la città leader in Europa per la ricerca scientifica, per la ricerca medica, per il futuro della medicina. Ma già oggi Milano è un punto di riferimento per tutte le regioni, per tutte le città e per l'Italia. E mi sembra davvero questo abbinamento una cosa giusta. Noi nel nostro quesito referendario anche noi mettiamo questo riferimento, perché c'è scritto: volete che la Regione Lombardia, virgola, in considerazione della sua specialità, no? In considerazione della sua specialità, scopri perché la Lombardia è speciale, virgola, nel quadro dell'unità nazionale, ok? Quindi Milano, Italia, Lombardia ha senso ed è utile
investire su Milano, perché vuol dire far crescere anche le regioni del sud. Questo è il punto centrale e tutti devono avere interesse a farlo, a favorire Milano, a favorire la Lombardia, perché traina tutte le regioni di tutte le regioni italiane. Non è un atto di egoismo quello di chiedere più risorse e più competenze, al contrario, è un aiuto anche per le altre regioni. Io lo vedo questo, e concludo, la lunga storia della Lega, le battaglie della Lega, il federalismo, l'autonomia, l'indipendenza. Io vedo adesso una fase nuova, una fase di neo-regionalismo, e cioè un ruolo importante delle regioni, che si assumono la responsabilità di guidare il processo di crescita con un rapporto diretto tra di loro, B2B. Se io come Regione Lombardia otterrò più competenze in materia di istruzione, in materia di lavoro, in materia di totale sulla sanità, relazioni internazionali anche, è previsto nel 116 della Costituzione, e più risorse, io posso dare una mano alle regioni del sud direttamente, secondo lo schema dei fondi europei. Ti do le risorse, controllo come spendi i soldi e devi fare investimenti, non pagare gli stipendi ai forestali che non servono. E questa è una fase nuova e io sono pronto, io sono disposto a giocarla con gli altri governatori che vorranno, e penso che davvero possa essere una novità importante. Se questo sarà l'esito del referendum, sarà un esito che giova non solo ai lombardi, ma a tutti i cittadini italiani. La legge elettorale a me piace, io le ho provate tutte, io sono un politico di lunga data, fin troppo lunga data. Sono i due mandati però. Fin troppo lunga data, ma infatti io non andrò a Roma, già ho deciso nel 2013, in anticipo, potevo candidarmi governatore della Lombardia e anche al Parlamento, il famoso paracadute, decisi di non farlo perché sono una persona seria, ho detto mi candido solo in Lombardia perché ci credo. Io con Roma ho chiuso dal punto di vista dell'impegno nelle istituzioni, naturalmente, perché ho avuto qualche soddisfazione, diciamo così, nella mia attività politica e non ho bisogno di far carriera, e quindi è una scelta che ho fatto e che confermo, nessunissimo problema. Nella mia esperienza, le leggi elettorali, quella più, che mi ha dato più soddisfazione è stata quella, il Mattarellum con i collegi, proprio, perché nel collegio sei tu, candidato del centrodestra, contro il tuo avversario candidato del centro-sinistra, e parli a tutti i cittadini elettori, anche quelli del centro-sinistra. Con la legge invece proporzionale con le preferenze, tu ti rivolgi a quelli che votano il tuo partito dicendo loro di scrivere il tuo nome invece che quello che ti precede o ti segue in lista. Sono due campagne elettorali completamente diverse. Quella più bella è quella dei collegi, quindi... In più questa legge ci costringe a fare la coalizione, no? Meglio di così, voteremo assieme, io credo, voteremo assieme elezioni politiche ed elezioni in Lombardia, con una bella differenza, che in Lombardia c'è una legge che il giorno dopo sai chi ha vinto, sai chi governa. A Roma, Roma è Roma, quindi due punti di domanda. Non so cosa, l'election day certamente, ma in Lombardia vinceremo, in Lombardia vincerà chi deve vincere, cioè il migliore, ma il giorno dopo in Lombardia ci sarà il governo. Non so cosa succederà a Roma, mi sta bene questa legge perché almeno rende coerente il voto, la campagna elettorale, politiche e regionali, perché in entrambi ci sarà la coalizione di centrodestra, quindi risolviamo un bel po' di problemi per la campagna elettorale. Poi qui vincerà ampiamente il centrodestra, chiunque sarà il candidato alle regionali del prossimo anno. Io penso che certamente supereremo il 50%. Nel 2013, qui voglio sbilanciarmi, va. Nel 2013 io ho preso il 42%, avevamo contro un pezzo di centrodestra, Gabriele Albertini. Nel 2018 io penso che supereremo il 50%. Con tutti quelli che metteremo in lista. Anche con la c'è un sistema di agevolazione fiscale vasto, contrasta con le norme europee.
però si può fare a certe condizioni e noi l'abbiamo chiesto. Quali sono queste condizioni? Sono agevolazioni fiscali, cioè tu fai un investimento qui e non paghi le tasse per 2, 3, 4, 5 anni in quelle aree per esempio che confinano con un paese extracomunitario, e ormai l'Italia confina con un paese extracomunitario solo in Lombardia e un pezzettino in Piemonte, perché confiniamo con la Svizzera che è un paese extracomunitario. Pensavo ci fosse la Libia. No, c'è il Mar Mediterraneo. La Svizzera è un paese extracomunitario, noi abbiamo una zona di, abbiamo 60.000 frontalieri, 60.000 cittadini lombardi che tutti i giorni vanno in Svizzera a lavorare, vanno in Svizzera nel Canton Ticino che ha 300.000 abitanti, cioè senza di loro il Canton Ticino chiude. Perché vanno di là? Per una serie di motivi, perché è conveniente e perché qui c'è poco lavoro, soprattutto perché nella zona di confine appunto c'è un'attrazione fatale dall'altra parte, perché ci sono benefici fiscali e non solo, che le imprese di qua fanno fatica a starci. Non a caso anni fa venne creata in questa zona di confine con la Svizzera e Lombardia, a 20 km, una agevolazione per favorire l'insediamento e il mantenimento delle pompe di benzina, la carta sconto benzina, perché c'era la fuga in Svizzera a fare il pieno di benzina, persino da Milano si andava. E noi questa richiesta, questa legge l'abbiamo approvata in Regione Lombardia, l'istituzione della ZES, Zona Economica Speciale, che è un po' quello che dicevi, ZES, limitatamente alla zona di confine, perché così è coerente con le direttive europee, ma ha esattamente questo contenuto. Ho deciso io di farla approvare dal Consiglio regionale della Lombardia 3 anni fa, quando mi sono accorto che il Parlamento stava discutendo la proposta di costituzione di una ZES dove a Gioia Tauro, che non confina con paesi extracomunitari, ma lì arrivano i container da tutto il mondo, quindi si è detto è una specie di zona al confine. Allora ho detto va benissimo farla a Gioia Tauro, facciamola anche in Lombardia, sono gli stessi requisiti. Appena arrivata giù la proposta di legge in Parlamento si è bloccato tutto, naturalmente non si è fatto. Questa può essere la soluzione. Io l'ho proposta per una zona di 20 km al confine con la Svizzera. Onestamente non so se si può, con le direttive europee esistenti, estenderla alla macro regione del nord-ovest. Se fosse possibile, mi pare veramente una cosa eccellente. Anche perché pochi lo sanno, ma da gennaio del 2016 Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trento, Bolzano e la Val d'Aosta, 8 regioni italiane, sono state inserite nella Euroregione delle Alpi, che comprende 48 regioni di 7 paesi diversi. C'è tutta la Svizzera dentro, che pur essendo uno stato extracomunitario partecipa. Questa Euroregione è stata riconosciuta dalla Commissione europea e dal Parlamento europeo, è un'istituzione europea, ok? Pochi lo sanno, non se ne è parlato, ma tra gli stati nazionali e l'Europa c'è questo livello intermedio che è l'Euroregione o macroregione europea, la Mitteleuropa. Noi abbiamo quindi già oggi la possibilità di trattare direttamente con la Commissione europea senza passare dal Ministero degli Esteri sui temi propri della macroregione, che sono sviluppo economico, tutela dell'ambiente e infrastrutture materiali e immateriali. Un'evoluzione in questo senso, quindi c'è già, non siamo all'anno zero. Io voglio investire molto in questa dimensione, e una delle 23 materie su cui chiederemo noi la competenza esclusiva previste dalla Costituzione è rapporti internazionali e, attenzione, con l'Unione Europea delle Regioni. Cioè nella Costituzione italiana si parla di un'Unione Europea delle Regioni, che non c'è, ma che io prendo come stimolo da costruire, l'Europa delle Regioni. La nostra Europa delle Regioni è già riconosciuta dalla Costituzione italiana. Ricerca scientifica, ricerca tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi
è un unico punto, è un'unica materia. No, ricerca scientifica è una cosa, ricerca tecnologica, parliamo sempre di investimenti, ma sono due cose che non sempre coincidono, perché la ricerca tecnologica viene fatta più spesso nei centri di ricerca privati delle aziende, la ricerca scientifica nei centri di ricerca delle università. In Lombardia ne abbiamo 500 di centri di ricerca misto pubblico-privato, quindi indirizzare da una parte non vuol dire indirizzare dall'altra. E sostegno all'innovazione per i settori produttivi, stiamo parlando di imprese, stiamo parlando di imprese private, stiamo parlando di start-up, che sono un'altra delle specificità della regione Lombardia, ma diversa dalle imprese tradizionali. E se parliamo dalle imprese consolidate, se parliamo di imprese, ci sono le grandi multinazionali, quelle della farmaceutica per esempio, e ci sono 800.000 imprese che sono le imprese familiari, composte dalla famiglia, che nulla hanno a che fare con le multinazionali, ma che hanno bisogno di investimenti proprio nell'innovazione e nella ricerca, sostegno all'innovazione. Ho fatto questo esempio per dire che in un punto dei 23, questo punto si può già dividere almeno in tre materie diverse, in tre capitoli diversi di spesa e di investimento. Io dipenderà dalla percentuale del sì, ovviamente, dal peso, esatto, perché è una trattativa, non c'è niente di automatico, è una trattativa che io voglio fare consapevole, come ha detto il Presidente Toti, che è una novità, è la prima volta che diamo attuazione alla riforma del titolo quinto dal 2001, non è mai successo, sarà la prima volta e sarà la prima volta col peso del popolo, quindi il peso che io avrò e il numero di materie che porterò a casa, di competenze, e il numero di risorse, la quantità di risorse aggiuntive che porterò a casa dipende dal peso che ho. Posso dire quelle in ordine di importanza che mi interessano, le abbiamo messe nel nostro documento, non in ordine di come sono scritte in Costituzione, ma in ordine di interesse per noi: istruzione, tutela e sicurezza del lavoro, previdenza complementare e integrativa. Anche qui è un unico capitolo, ma sono due storie diverse, la previdenza complementare e la previdenza integrativa. Creare un sistema lombardo di sostegno alla previdenza previdenziale integrativa per chi per esempio esodato dalla legge Fornero è in difficoltà è una cosa che oggi non possiamo fare, ma che potremmo fare con le adeguate risorse. Ricerca scientifica, l'ho già detto, tutela della salute è già competenza della regione, ma è competenza limitata, ci sono cose che noi oggi non possiamo fare, come assumere personale per esempio, perché abbiamo le limitazioni. Abolire i ticket e i super ticket, anche se trovo le risorse non posso farlo perché c'è una categoria di ticket che sono imposti dallo Stato, io posso cancellarli, ma devo restituire allo Stato, devo mandare a Roma l'equivalente dei ticket che cancello, che è una follia. Quindi tutela della salute nel complesso vuol dire anche responsabilità per la gestione delle risorse. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. È un unico titolo, ma sono tre cose diverse. L'ultimo che cito, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Sono due cose interessanti. Coordinamento della finanza pubblica vuol dire il rapporto con i comuni, i 1530 comuni della regione Lombardia, che io posso, se ho la competenza, coordinamento della finanza pubblica, questo rapporto, gestirlo sulla base del criterio di premialità. Tu governi bene, ti do le risorse, mi presenti dei progetti di investimento che valgono, ti do delle risorse aggiuntive senza tener conto, cancellando il patto di stabilità o il patto di stupidità, come lo definì una volta Renzi. Ed è una cosa molto interessante questa, perché maggiore autonomia per me vuol dire maggiore autonomia per i comuni, per i sindaci ovviamente. Ma accanto a questo c'è coordinamento del sistema tributario. Che cosa vuol dire? Vuol dire sistema tributario, cioè i tributi. Ma quali tributi? Solo quelli regionali? No, io dico tutti i tributi pagati in Lombardia.
Se fosse così, se questa mia interpretazione fosse accolta, io avrei competenza anche sulle imposte dirette e indirette pagate in Lombardia e potrei fare quello che si diceva prima, cioè potrei dire: tu investi in Lombardia, assumi dei giovani, tu impresa, io per 2 anni non ti faccio pagare le imposte dirette, per esempio. Una cosa del genere ovviamente sarebbe una spinta enorme per lo sviluppo economico della Lombardia. Queste sono le materie. Le risorse, si dice, ma Maroni dice una cosa non vera, e cioè che potremmo avere risorse aggiuntive. Allora, competenze in più vuol dire risorse in più. Naturalmente, non accetto, come è stato fatto finora, ti do più competenze ma zero risorse, perché lo Stato si libera di responsabilità mettendole a carico delle regioni e degli enti locali. Non esiste, ok? Però uno dice, sì, però le competenze che lo Stato ti dà e che ora svolge lui in Regione Lombardia sarebbero accompagnate dalle risorse che già arrivano in Regione Lombardia, competenza dello Stato e non della Regione, quindi in effetti in Regione Lombardia non arriverebbero risorse aggiuntive. È vero, ma con due ma. Primo, queste risorse per la scuola, per esempio, io saprei gestirle, come si vede da questo opuscolo, in modo molto più efficiente.